La vita di San Pio è un inno alla misericordia di Dio, perché egli, sull'esempio del Maestro, si è fatto carico del peccato dei fratelli. Ha saputo così mostrare la salvezza che Dio offre nel suo Figlio ad ogni uomo di buona volontà. Questo è stato uno dei passaggi più belli dell'omelia di Monsignor Piero Marini, arcivescovo titolare di Martirano e presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, durante la messa vespertina del 19 settembre La vita di tutti i 2008. discepoli di Gesù, sia quelli del Vangelo, sia quelli della storia, come anche la nostra vita di discepoli, è caratterizzata da due elementi inseparabili: la vocazione e la missione. Vieni e seguimi, andate e testimoniate ciò che avete visto. Come ogni credente, anche San Pio è stato chiamato dal Signore Gesù nel battesimo, come ciascuno di noi. Egli ha avuto inoltre un'altra grande chiamata ad entrare nell'ordine dei frati cappuccini. Ed egli durante la sua vita non ha mai separato la chiamata, vieni e seguimi, dalla testimonianza, andate e testimoniate. Egli è entrato nel convento dei cappuccini, ha lasciato il mondo, ma non si è allontanato dalla condizione degli uomini, anzi si è dedicato e immedesimato ancora di più nelle sofferenze dello spirito e del corpo, della umanità del suo tempo. Non si è mai tirato indietro. Ogni chiamata del Signore è stata per lui una chiamata alla testimonianza. Anche la nostra vita cristiana, ad iniziare dal battesimo, è una continua chiamata del Signore a seguirlo e a rendergli testimonianza. Ogni giorno Egli chiama ciascuno di noi a camminare insieme con Lui, ad arare con fatica il campo della Chiesa e del mondo. Ogni giorno Egli ci chiama alla testimonianza cristiana nelle nostre città e nei nostri villaggi. Il Signore, abbiamo detto, era in cammino verso Gerusalemme. Anche noi, Suoi discepoli, se lo seguiamo, siamo incamminati verso la stessa meta, e cioè la città di Gerusalemme. Là il Signore è stato crocifisso. Là il Padre lo ha risuscitato dai morti. La meta del Maestro è la meta del discepolo. Il mistero pasquale vissuto dal Maestro è il mistero pasquale che deve vivere ogni suo discepolo. Per essere discepoli di Gesù, dunque, non basta ascoltare e servire, come fecero quelle due donne, Marta e Maria, che spesso vivevano con lui. Il discepolo deve condividere il destino del Maestro e far propria la sua croce. Per questo Padre Pio è santo, ha fatto propria la croce di Gesù. Egli ha pregato giorno e notte, ha passato tante ore della sua vita nel confessionale, testimoniando a tutti la misericordia del Signore. Egli, come il Cristo nella sua passione, ha conosciuto l'amarezza del soffrire per obbedienza, ha avuto il coraggio e la dignità del silenzio, del tacere.
di non aprire bocca. Ha portato nel suo corpo i dolori fisici delle piaghe del Signore Gesù sulla croce. Ricordo bene alcune immagini, alcune icone riprodotte nel libretto stampato per i fedeli nel giorno della sua canonizzazione in piazza San Pietro. Una immagine rappresenta il crocefisso del Coretto. Un'altra immagine rappresenta San Pio con le mani stigmatizzate. Una terza immagine, il crocefisso con ai due lati San Francesco d'Assisi e San Pio con le stigmate, il Maestro con i discepoli. È la comunità che ha raggiunto la città di Gerusalemme. San Pio è per noi testimone di Cristo e ci insegna a camminare insieme con il Maestro nel nostro pellegrinaggio terreno. Le stigmate del Signore Gesù ci parlano della realtà dell'incarnazione. Ci parlano della realtà della passione, dei dolori che il Signore ha sofferto per noi, della realtà della risurrezione e soprattutto della concretezza e della realtà dell'amore che Dio ha avuto per noi. Anche San Pio, icona del crocefisso, non è solo immagine di sofferenza, ma anche di risurrezione e soprattutto è testimone di amore. San Pio è il discepolo che proclama il mistero della salvezza sia nel suo corpo che nel suo ministero sacerdotale, soprattutto attraverso i sacramenti dell'Eucarestia e della penitenza. La vita di San Pio è un inno alla misericordia di Dio. Ha seguito fedelmente il Maestro attraverso le città e i villaggi dell'esistenza umana fino a Gerusalemme. Sull'esempio del Maestro si è fatto carico del peccato dei fratelli. Ha saputo così mostrare la salvezza che Dio offre nel suo Figlio ad ogni uomo di buona volontà. Segnato come San Francesco dalle stigmate della passione, si è conformato a Cristo sofferente e ha testimoniato la gioia di colui che si sente oggetto dell'amore divino. Per oltre 50 anni, moltissime persone accorrevano al Santo Padre Pio, al suo ministero, al suo confessionale, al suo consiglio, al suo conforto. Era quasi un assedio, lo cercavano in chiesa, nella sacrestia, nel convento. Volevano vedere Gesù. Padre Pio con le stigmate, icona, testimone della presenza del Signore. Oggi la figura, l'icona del Padre Pio, con le stigmate, invita anche noi a diventare, con il nostro corpo, con il nostro spirito, con le nostre sofferenze, con le nostre gioie, con le nostre speranze, con il nostro modo di vivere, con il nostro stile di vita, diventare anche noi, come Lui, testimoni della presenza e della misericordia del Signore nelle città e nei villaggi dell'uomo.